Una splendida domenica, una domenica pomeriggio vissuta a Lessolo, nel nostro bel verde canavese, per un evento a scopo benefico, Lessolo in passerella la sposa nel tempo. Una grande festa dedicata a tutte le donne di ieri, di oggi e di domani. L'evento è stato organizzato da quattro signore di Lessolo, Paola, Claudia, Mimma e Marina, su un'idea avuta in quel di Joppolo in Calabria durante una vacanza, la Calabria terra dove la sposa ha veramente una grandissima importanza, e perché no? Perché non ripetere questo evento, però facendo fare un viaggio nel tempo a tutti coloro che ci hanno raggiunto. Bene. L'abito da sposa nel tempo dal 1870 al 2014, è stata allestita una splendida esposizione di abiti con la storia di ogni abito raccontata fin dal 1870, tutti gli abiti erano completi di foto dell'epoca e di bouquet d'epoca meravigliosi. Dopodiché si è passati alla sfilata vera e propria, una sfilata di ben 28 abiti indossati deliziosamente da 28 mannequin giovanissime, bellissime ragazze dai 13 ai 27-28 anni, hanno indossato questi abiti facendoci fare un viaggio nel tempo dal 1921, che era il primo abito indossabile, al 2014. È stato un vero e proprio viaggio con alcune storie molto particolari. L'abito del 1945 è specialissimo perché è fatto con la tela dei paracaduti lasciati dai militari anglo-americani di passaggio nel nostro canavese. Terminata la guerra, periodo di grande povertà, tutto serviva, e la fantasia e la maestria delle donne, delle sarte di quel periodo hanno fatto sì che la tela da paracadute diventasse la protagonista di questi abiti meravigliosi. Tra l'altro, uno di questi abiti è esposto normalmente allo Smithsonian Institute, nel museo dello Smithsonian Institute di Washington. Molti abiti sono arrivati non solo dal tempo ma dallo spazio, sì, alcuni abiti sono arrivati negli Stati Uniti, alcuni dal Belgio, alcuni dalla Francia, altri sono arrivati dal resto d'Italia, da Napoli, alcuni ingentiliti preziosamente da piccole roselline fatte in pasta di sale, altre migliaia di perle ingentilivano l'abito. Insomma, grande grande lavoro e soprattutto un viaggio nel tempo che appunto ha portato grandi e piccini, qualche centinaio di persone che hanno applaudito estasiati la bellezza delle ragazze, la bellezza degli abiti e la bravura degli organizzatori. Uno scopo importante per questa giornata, una raccolta di fondi che verranno interamente devoluti all'Hospice di Salerano, Casa Insieme, l'Hospice che accompagna le persone più sfortunate che giungono al termine della loro vita nella maniera più dolce, insieme ai familiari, insieme agli amici più cari, insieme ai medici e alle infermiere di questa, che è una struttura importante e basilare proprio per un passaggio dignitoso al termine della nostra vita. E la metà dei fondi invece va alla UGI, Unione Genitori Italiani, in particolare per il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Ivrea. Un'estrazione di premi, viaggi e gadget vari sono stati donati a coloro che ci hanno aiutato, e adesso in questo istante tutti i partecipanti stanno brindando con un ricco buffet con prodotti territoriali locali. Insomma, Lessolo protagonista attraverso il mondo della sposa di tanta bellezza e di tanta solidarietà. Una vita in un giorno, una tenda al di là della luna, un pianeta in un sasso, un infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda infinita.